Ecco la battuta di Tagliabue con il colpo di testa da parte di Ciaxi nell'angolino basso alla sinistra di Longoni, 1-0, alta brianza. Sfera buona per l'Arcellasco, attenzione dentro l'area di rigore, sfera poi toccata da parte di Giussani, calciata verso la porta di Bertoni, palla fuori, Arcellasco pericolosissimo. Caligiuri converge, pallone poi calciato da Giussani, Bertoni in due tempi. Attenzione a Giuliano che si invola, è in gioco e soprattutto addomestica il pallone molto bene. Giuliano, Bertoni la risposta, Caligiuri con Ciaxi che tocca in angolo prima che il pallone arrivi praticamente sui guantoni di Bertoni. Attenzione all'errore dell'Arcellasco, Gualandri si è trattenuto ma è andato comunque alla conclusione con la punta dello scarpino guadagnandosi perlomeno l'angolo. Ecco la battuta di Giussani in mezzo all'area di rigore, c'è spazio per il mancino di Capitan Molteni alto sopra la traversa. Pallone toccato da Galimberti e poi Tagliabue verso Gualandris, Gualandris anche un po' fortunato, attenzione a Tagliabue con Longoni che respinge in collaborazione con Corti di Ciaxi per 1-0, alta Brianza, eravamo al secondo minuto, adesso siamo mezz'ora dopo. Occhio al traversone, poi Garofoli, seconda chance per lui, Caligiuri, la respinta di Bertoni e poi occhio ancora all'Arcellasco con Ciaxi in angolo. Nel frattempo non cambia il risultato del club milanese che ha sempre in vantaggio 3-1 sul Tribiano, l'avversaria della vincente di questo playoff. Il palo intanto da parte di Tagliabue. Corvino l'errore, poi ci mette una pezza Bertoni sul destro potente di Giussani. E dopo un minuto di recupero Coppelli manda tutti negli spogliatoi per il riposo. Sta decidendo finora il colpo di testa di Ciaxi. Alta Brianza 1, Arcellasco 0. Praticamente verso Galimberti, occhio al traversone di Bello e poi Lorenzo Colombo con il destro al volo. Solo applausi per lui, palla fuori. La battuta direttamente in porta, Bertoni coi pugni. Caligiuri vince un contrasto e poi Bonella ci prova, Giuliano e il palo dell'Arcellasco. Attenzione all'ambasce nella quale si trova Longoni che poi riesce comunque a rinviare il tentativo adesso con l'esterno della rete colto da Mair. Garofoli, Giuliano converge, Giuliano destro alto, Giuliano col tacco riesce a mettere in moto Molteni e Bello rischia l'autogol, solo angolo per l'Arcellasco. Ancora Giussani direttamente verso la porta di Bertoni, colpo di reni del portiere in angolo, attenzione già battuto Poerio, alto. Occhio ancora alta brianza con l'appoggio in gol da parte di Rossetti sull'assistenza al bacio di Gualandris, alta brianza che raddoppia e mette probabilmente in ghiacciaia il passaggio al terzo turno. Lorenzo Colombo dentro l'area di rigore, il suo diagonale, Longoni. Caligiuri, il dribbling su delle fave, tocca lo stesso numero 19, ma adesso ancora Caligiuri che cerca Corti. Il suo destro che batte davanti a Bertoni che non si fa sorprendere.
Poerio in area, Poerio gol, il destro alla Del Piero e l'Arcellasco accorcia le distanze. I giocatori dell'Alta Brianza, Giuliano, attenzione al tiro alla fine da parte di Zoppi con Bertoni in angolo, che ha dato sicuramente centimetri all'attacco dell'Arcellasco. Adesso fa coppia con Giuliano, che attenzione va a colpire di testa sulla punizione, battuta velocemente da Molteni, Bertoni in angolo. L'Alta Brianza sfrutta al meglio il playoff casalingo, vincendo il derby con l'Arcellasco per 2-1 e dunque proponendosi al terzo turno nel quale affronterà il club milanese uscito vincente dal girone. E il finale qui da Canzo è Alta Brianza 2, Arcellasco 1. Tutte le sfide con l'Alta Brianza e con questa della quarta sono state tutte bellissime. Facciamo i complimenti a loro, però di certo non posso non fare i complimenti ai miei ragazzi, alla squadra, per la stagione e anche per la partita di oggi, che come hai detto tu, magari un po' appunto a momenti, un po' altalenante, però sicuramente abbiamo avuto tante occasioni, ci è mancata forse un po' di lucidità, un pizzico di fortuna e poi anche la loro bravura, la bravura del loro portiere che oggi ha fatto davvero tanti interventi. Cinisello abbiamo fatto benissimo, anche in 10 per quasi un tempo, oggi idem, però ripeto, è mancata un po' di lucidità, forse un po' di cattiveria, però la stagione secondo me resta più che ottima, speciale innanzitutto per il rapporto che si è creato con i ragazzi, con la società. Non mi è piaciuta la sfiga che abbiamo avuto in alcuni frangenti dove veramente eravamo conciatissimi a livello di rosa, infortuni, squalifiche, però sono stati quei momenti lì che hanno cementato la squadra. Ripeto, secondo me abbiamo dato tutto, veramente non abbiamo mai mollato, e questa è la cosa bella della stagione. E siamo stati bravi a vincere questo derby, ma soprattutto a ritrovarci, perché noi nelle ultime tre partite dopo il derby perso con l'Arcellasco abbiamo spento la luce, i ragazzi è successo qualcosa, abbiamo cercato di capire, abbiamo incontrato le nostre difficoltà, il Muggio poi ha meritato di vincere il campionato perché qua l'ha dimostrato, e la cosa che mi fa piacere è che ho ritrovato la mia squadra. Ho ritrovato una squadra che ha combattuto, con umiltà si è messa lì, e non l'avevamo mai fatto, probabilmente quest'anno, perché abbiamo sempre improntato tutto su magari avere il possesso e quindi sviluppare. Oggi c'era da difendere, sono stati bravi, abbiamo fatto un primo tempo in modo intelligente, l'abbiamo gestito bene, siamo stati bravi secondo me a portare a casa questo primo tempo che ci ha permesso poi di arrivare in fondo. Allora, abbiamo agito sull'orgoglio, sugli aspetti personali, sull'amor proprio, sul fatto che giocare a calcio prima bisogna avere certe cose e poi arriva la tecnica, arriva la tattica, arriva l'allenatore, arrivano tante altre cose, però prima di tutto i ragazzi devono trovare quella volontà, quella voglia di sacrificarsi l'un per l'altro. E noi in queste due settimane abbiamo cercato di farlo, abbiamo lavorato su quello e ovviamente sulla testa, che è quella che ti porta poi a far bene. Ed effettivamente questo che è avvenuto ci darà forza per affrontare il terzo turno, sarà un'andata e ritorno, si giocherà 3 giorni a distanza di una partita dall'altra, e quindi sarà complicato anche per questo.